Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Prima di andare al voto bisogna abbassare la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale del Molise. Il governatore Frattura fa il punto sulle elezioni parlando della nota ricevuta dal governo ed annuncia che porterà un emendamento al prossimo Consiglio regionale per la modifica dal 10 all'8%. Rivedere la soglia di sbarramento prevista dal comma 5 dell'articolo 11 della legge elettorale del Molise, abbassandola dal 10 all'8%. Queste le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesse tramite una nota ufficiale alla Regione Molise che si appresta al voto. Ad illustrare i dettagli della questione il governatore Paolo Di Laura Frattura, mentre, dati i tempi tecnici, sembrerebbe esclusa la possibilità che anche le regionali si tengano il 4 marzo, in concomitanza con le politiche. Dipenderà da quello che deciderà il Consiglio regionale, viste le osservazioni presentate sul comma 5 dell'articolo 11, e cioè la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per quando il sottosegretario rapporti con le regioni, ci segnala il caso di rivedere la soglia di sbarramento dal 10 all'8% per le coalizioni. Il Consiglio regionale si esprimerà sul caso, se è il caso o meno, di rivedere il comma 5 dell'articolo 11 della legge elettorale approvata. Va da sé che la nostra legge elettorale sarà impugnata dal governo, che ritiene incostituzionale la soglia di sbarramento al 10%, suggerendoci, così come è stato per la Regione Calabria, di rivedere la soglia di sbarramento all'8%. Il presidente Frattura ha colto anche l'occasione per rispondere alle dichiarazioni dei parlamentari Ruta e Leva, che di contro hanno rimarcato i mancati ostacoli all'Election Day. L'onorevole Leva ha provato a fare il veggente, oppure ha raccontato di aver ascoltato rappresentanti del governo senza averli ascoltati. Io non entro in polemica né mi piace fare polemica. Io ho atteso la nota ufficiale da parte della Presidenza del Consiglio prima di comunicare ufficialmente ai molisani come stanno le cose. Ho avuto un'interlocuzione costante e continua dal giorno in cui la legge elettorale il Consiglio regionale l'ha approvata, e ancora di più accelerato il confronto con il governo nel momento in cui il Presidente Mattarella ha sciolto le Camere. Se non si vota a marzo, dobbiamo votare comunque entro i 60 giorni a partire dal 24 febbraio, che è il termine ultimo della legislatura attuale. L'idea di escludere, lasciando le cose così come stanno, la coalizione che dovesse prendere tra l'8 e il 9,99%, significherebbe aprire un dibattito che sono convinto durerebbe per l'intera legislatura. Quindi la proposta che farò al Consiglio è di rivedere il comma 5 dell'articolo 11, riportando la soglia di sbarramento per le coalizioni dal 10 all'8%. E in questi giorni è caccia al capo di occasione, i negozi espongono in bella vista i cartelloni dei saldi sperando di attirare quanta più clientela possibile. Anche in Molise è cominciata la corsa al capo scontato e con l'inizio della stagione dei saldi le famiglie spenderanno qualcosina in più rispetto allo scorso anno. Questo almeno secondo i dati emersi dalle ultime indagini sulle spese dei consumatori. Nello specifico in Italia si acquisterà il 61,9% contro il 58,5% dello scorso anno. Le persone acquisteranno nello specifico maggiormente capi di abbigliamento, calzature, accessori e biancheria intima. In prevalenza anche per questo anno le donne si confermano più numerose nella corsa al saldo. Ma dove saranno effettuati gli acquisti? Secondo i cittadini, quelli abituati ai locali di fiducia. Presi d'assalto però saranno anche i centri commerciali e i franchising di abbigliamento e intimo low cost. Da tener presente anche che per poter fare i saldi i negozi devono e dovranno rispettare alcune regole. Ad esempio, il prezzo originale di ogni prodotto in saldo dovrà essere sempre indicato in modo chiaro ed inequivocabile, vicino alla percentuale di sconto e al prezzo scontato.
Inoltre le merci in saldo dovranno essere tenute in zone separate rispetto a quelle non in saldo, in modo da non essere confuse. Nel periodo dei saldi inoltre occorre prestare molta attenzione alle reali opportunità di risparmio, fare una valutazione del rapporto qualità-prezzo e ricordare sempre che la riduzione dei prezzi non comporta però una diminuzione dei diritti di chi compra. Seguendo alcune regole semplici, infatti, si potrà evitare di fare brutte sorprese. È importante inoltre conservare sempre lo scontrino anche dopo aver acquistato in questo periodo, perché se un capo è difettoso si palesa dopo l'acquisto. Anche nel periodo degli sconti la legge garantisce all'acquirente il diritto di cambiare la merce. Cosa ha comprato? Un pantalone, una gonna e una maglietta. Senta, ma secondo lei sono rispettati i saldi quest'anno anche i prezzi? Abbastanza bene, sono soddisfatta. Preferisci acquistare con il saldo oppure anche nei periodi normali? Con saldo, senza saldo, ci mancherebbe altro. Senta, cosa acquisterà ancora? Fino a febbraio mi sa un po' il profumo, poche scarpe, un po' intimo, povero marito, la tasca. Ma lei durante i saldi acquista di più oppure preferisce anche i periodi normali? Acquisto di più con i saldi. Ma secondo lei sono stati rispettati gli sconti? Sì. Associazione a delinquere sgominata dalla polizia di Isernia, 7 persone di etnia rom arrestate per i reati di usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. È scattata alle prime luci dell'alba l'operazione Black Money, che ha portato la polizia di Isernia, coadiuvata da 6 equipaggi del reparto prevenzione crimine di Pescara, 2 unità cinofile della questura di Napoli e uomini del vigile del fuoco, a 7 arresti. In 6 sono finiti in carcere, 1 ai domiciliari per associazione a delinquere finalizzata ai reati di usura, estorsione, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo minuziose attività investigative, la polizia ha scoperto l'esistenza del sodalizio criminale composto da padre, il dominus, figli, quali esecutori materiali e rispettive compagne, tutti di etnia rom. Insieme incutevano terrore minacciando le loro vittime, liberi professionisti, commercianti, impiegati e dipendenti bisognosi di liquidità che ai malviventi si erano avvicinati incautamente chiedendo un prestito di denaro in cambio di garanzie, nella maggior parte dei casi beni mobili quali auto, mezzi pesanti o monili in oro. Come spiegato dal procuratore capo della Repubblica di Isernia, Paolo Albano, stamani in una conferenza stampa alla questura Pentra, prima di elargire il prestito il sodalizio stabiliva un piano di ammortamento del debito che prevedeva la restituzione in un'unica soluzione con rate settimanali o mensili imputate esclusivamente ad interessi passivi. Il mancato rispetto delle scadenze portava ad ulteriori dilazioni, il cui tasso però aumentava in misura esponenziale fino anche a raggiungere il 1200%. Tempi a quel punto difficilmente rispettabili da parte dei debitori, spesso vittime di violenza. Durante le perquisizioni gli agenti di polizia hanno sequestrato inoltre ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere Pentro ed in quelli femminili di Chieti e Teramo. E continua l'impegno culturale dell'Associazione Teatrale Obattellucce di Termoli. Domenica 14 gennaio è infatti al Teatro Savoia di Campobasso, dove alle 18 metterà in scena I Promessi Sposi, una commedia musicale di Nicolino Cannarsa ispirata all'opera letteraria di Alessandro Manzoni. Grande salto di qualità. Siamo alla vigilia di una grossa performance che dovremo fare noi per meritarci il Savoia di Campobasso. Come stiamo come Battellucce per questo esordio? Come dicevi tu, con tanta adrenalina, ma con la consapevolezza di aver fatto un bel lavoro. E certo, il Savoia è il fiore all'occhiello della regione Molise per quanto riguarda l'aspetto teatrale. Per cui c'è una forma di rispetto da parte di tutti i ragazzi che si stanno preparando ancora di più per fare in modo che
si possano, come dici tu, conquistare la dignità di respirare aria di palcoscenico. Io sapevo che lavorando con determinazione e, ripeto, con la consapevolezza intanto di divertirci, perché alla base c'è anche questo, c'è il divertimento. Quando tu fai questo tipo di esperienza, perché ho sempre chiamato una grande famiglia che deve fare teatro divertendosi, senza nulla pretendere. Io sapevo già di che cosa eravamo capaci di fare, ma non perché conoscessi gli interpreti dei personaggi di Alessandro Manzoni su Promessi Sposi, ma perché ero sicuro che il miracolo lo si poteva fare, e il miracolo è stato fatto, perché, come dici tu bene, abbiamo preso gente che praticamente cantava mentre si faceva la barba, tutto l'impasto fra orchestra che suona dal vivo e questi ragazzi che hanno fatto prova di gestualità, di teatralità e di canto nel tempo, quindi non è che l'abbiamo preparato con una settimana. 100+ canzoni riadattate, sì, ai dialoghi del Manzoni. Sì, in effetti i personaggi non hanno fatto altro che, invece di parlare, pur mantenendo il filo conduttore, e li ho fatto cantare, tramutando, insomma, il testo letterario, quello vero, con la parodia, prendendo spunto su canzoni che la gente conosce. Quindi, certo, il pubblico, anche se dura un pochettino, il pubblico però rimane fermo lì. Sì, sì. Poi abbiamo rivisitato questo copione, l'ho rivisitato con canzoni nuove, certo, quindi con nuove gag, con balletti che prima non c'erano. La legge elettorale, la data posticipata rispetto alle elezioni politiche delle regionali in Molise, al centro della conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, convocata dinanzi la sede del Palazzo del Governo a Campobasso. Seguiamo il contributo. Ci sono tutti, chi di persona, chi soltanto idealmente, i rappresentanti istituzionali del Movimento 5 Stelle dell'intero territorio regionale, i consiglieri regionali Antonio Federico e Patrizia Manzo e tutti i consiglieri comunali di Campobasso hanno sentito infatti l'esigenza di spiegare ai molisani, attraverso una conferenza stampa convocata nei pressi della prefettura del capoluogo, il loro pensiero riguardo al rinvio, ormai molto probabile, della data delle elezioni regionali in Molise, che non si svolgeranno il 4 marzo in concomitanza con le elezioni politiche, ma più in là, a causa di un cavillo tecnico che, seppur segnalato in corso del processo di predisposizione ed approvazione della legge, dimostra in concreto che non è stato mai sanato e che ci sono responsabilità precise da parte dei vertici istituzionali che hanno voluto approvare una legge non adeguata e comunque sbagliata. È evidente che non c'era alcun tipo di volontà di andare al voto con l'Election Day. Ci sono diverse prove che sostengono questa nostra tesi. Il fatto che comunque la legge elettorale è stata approvata tardivamente e quindi con tutte le ricadute democratiche che ci sono sul territorio, con una grossa irresponsabilità politica. Era il 27 novembre quando si è riunito il Consiglio regionale per l'approvazione della legge elettorale, e con tutti i problemi tecnici che poteva comportare una legge tanto delicata. Soprattutto, ulteriore prova, eravamo comunque ormai in approvazione del bilancio di previsione della Regione Molise. Siamo in regime provvisorio, per cui il Consiglio avrebbe dovuto approvare il bilancio entro il 17 gennaio se si fosse votato il 4 marzo, perché dal 17 gennaio in poi il Consiglio sarebbe stato depotenziato e il 18 gennaio i comuni avrebbero dovuto comunque affiggere i manifesti per la convocazione dei comizi elettorali. Quindi è evidente che c'è un ritardo consapevole, a questo punto consapevole, ed era chiaro che il 4 marzo il Molise non sarebbe andato al voto, con un problema di costi per tutto il territorio.
territorio, perché dalla nostra stima è emerso che il Ministero degli Interni nel 2013 girò alla Regione Molise 2,4 milioni più una compartecipazione dei fondi regionali, così come ha dichiarato il Presidente della Regione in sede di conferenza stampa. Cambiamo ancora argomento. Dopo circa 4 anni Monte Roduni apre un'isola ecologica per la raccolta di rifiuti differenziati. Alla Smaltimenti Sud la gestione dell'impianto in provincia di Isernia. È la conclusione di un percorso che abbiamo iniziato nel 2013, oggi trova la sua giusta conclusione con l'apertura di questa isola ecologica che ci risolleva anche moralmente, oserei dire, perché a questo punto diamo opportunità ai cittadini che vogliono smaltire materiali ingombranti o di qualsiasi genere di poggiarli in modo legale e non disperderlo nell'ambiente circostante, cosa che sarebbe stata deleteria per il territorio. Insieme anche con la Smaltimenti Sud abbiamo organizzato questo percorso che è arrivato ad una conclusione tutto sommato eccellente. Siamo stati tra l'altro capofila di questo progetto insieme con Montaquila, Longano e Sant'Agapito, quindi l'abbiamo, come dicevo poc'anzi, iniziato nel 2013 e concluso oggi, quindi si capisce qui per fare delle opere, per portare a conclusione dei progetti, delle idee progettuali, passano come minimo 4-5 anni, però ci riteniamo soddisfatti anche perché dobbiamo stimolare ulteriormente la raccolta differenziata sul nostro territorio, su tutto Monte Roduni, perché quello è un altro grande segno di civiltà e ci darà l'opportunità di dimensionare economicamente e giustamente gli eventuali pagamenti per questo tipo di servizio. Carmen D'Antonino della società Smaltimenti Sud spiega come saranno gestiti e recuperati i rifiuti raccolti nell'ecocentro di Monte Roduni. L'isola ecologica non è una discarica, ma è una stazione, una piattaforma dove conferire quei rifiuti che vengono selezionati in maniera omogenea e vengono direttamente portati a quelli che sono gli impianti per poi praticamente mandarli ai consorzi, quindi di filiera, e trasformarli in un nuovo prodotto. Ecco, questa è una delle missioni più importanti dell'azienda, della Smaltimenti Sud: trasformare il rifiuto in risorsa, dare una nuova vita a questi rifiuti, quindi trasformarli in una nuova materia, e soprattutto portare un messaggio fondamentale alla cittadinanza e all'interno delle scuole tramite didattica, messaggi e sensibilizzazione. Passiamo adesso alla giudiziaria. Si trova in carcere a Larino il giovane egiziano che ieri a Termoli ha rapinato il centro scommesse Planet Win. Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine. È durata poco la fuga di un egiziano di 21 anni che ha rapinato il centro scommesse Planet Win di Termoli e che ora si trova nel carcere di Larino. Il giovane malvivente è stato fermato poco dopo la fuga dai carabinieri di Termoli. Per Planet Win è la terza rapina in meno di 4 anni, la penultima solo l'anno scorso proprio a gennaio, e quella prima ancora che aveva fatto rumore per l'utilizzo di un fucile a canne mozze e risale a quando l'attività si chiamava ancora Strike. In entrambi i casi i militari erano riusciti ad identificare con consegnare alla giustizia gli autori delle rapine, come è avvenuto anche oggi. Questa mattina in una conferenza sono stati spiegati i particolari della vicenda. Siamo intervenuti prontamente con un dispositivo in atto già da tempo sul territorio termolese e siamo riusciti a rintracciare nel breve tempo un soggetto extracomunitario di origine egiziana, 21enne, residente in provincia di Campobasso, che si era reso autore di una rapina a mano armata utilizzando un coltello all'interno del centro scommesse nel centro di Termoli. Aveva minacciato una dipendente e si era fatto consegnare l'incasso di svariate migliaia di euro. È stato ritrovato in possesso del denaro sottratto e degli indumenti indossati e immortalati nel sistema di videosorveglianza del centro scommesse. Tengo a ringraziare sicuramente la dipendente per la lucidità dimostrata nell'attivare immediatamente le forze dell'ordine.
nonostante lo shock subito, ma mi sia consentito un plauso alla professionalità dimostrata e messa in campo dai miei collaboratori, dai miei uomini, sia nell'attività di ieri che nel quotidiano al servizio del cittadino. Importante quindi sono gli interventi degli uomini delle forze dell'ordine per fronteggiare fenomeni criminosi di questo genere. I militari sono sempre pronti per il sostegno e l'aiuto ai cittadini e ricordano come sia importante allertarli in tempo. La risposta immediata, ovviamente anche il successo operativo di ieri, conferma la particolare attenzione dell'Arma dei Carabinieri al territorio, nella fattispecie del Basso Molise. Vi è un piano coordinato che consente ovviamente l'individuazione delle forze da destinare a questo tipo di necessità. I militari del nucleo operativo radiomobile, quindi i militari sia in uniforme sia quelli in borghese, nonché i carabinieri effettivi alle stazioni dipendenti, cioè tutte le stazioni che fanno capo al comando compagnia di Termoli, sono impegnate nel controllo del territorio ed evidentemente questa presenza capillare attenta in tutte le zone del Basso Molise consente poi di poter riscuotere dei successi operativi come quello di ieri, in cui nel giro di poco più di un'ora è stato assicurato alla giustizia l'autore di questo reato. A Termoli il centrodestra tira le somme di 4 anni di amministrazione del sindaco Angelo Sbrocca. La gestione finanziaria a Palazzo Sant'Antonio è tornata in passivo, con molti debiti e l'accensione di mutui milionari. Che cosa ti ha spinto nella tua veste di consigliere di minoranza per dire questa conferenza stampa oggi? Per quanto riguarda questa conferenza stampa e per quanto attiene la gestione finanziaria, ho ritenuto rilevare anche attraverso degli schemi come appena insediato sindaco nel 2010 trovai una situazione di sofferenza finanziaria pari a 60 milioni di euro tra contenziosi, anticipazioni di cassa, debiti fuori bilancio ed altre situazioni negative finanziarie, e come dopo 4 anni di amministrazione di Brino non solo erano stati eliminati tutti i contenziosi, quindi tutte le spese, appianati tutti i debiti sia in termini di competenze che di cassa, ma addirittura alla caduta dell'amministrazione comunale, cioè a febbraio 2014, lasciai la mia amministrazione, lasciò all'amministrazione successiva, quella Sbrocca, un tesoretto pari a 11 milioni di euro di cassa e quindi competenze e cassa che erano rinvenienti dalla vittoria sulla Edison per quanto riguarda l'ICI. Ora, dopo 4 anni di amministrazione Sbrocca, non solo quel tesoretto è stato dilapidato, ma addirittura è ricominciato quel circolo vizioso dei debiti attraverso contenziosi, attraverso acquisizioni di mutui. Qui siamo arrivati, dopo 4 anni, un'amministrazione, quella Sbrocca, che non ha realizzato un centimetro quadrato di asfalto. Oggi, dopo 4 anni, per realizzare degli asfalti si accende un mutuo di 500.000 euro, così come si accende un altro mutuo di 500.000 euro per fare il collegamento tra Via Dante e Piazza Garibaldi, cosa che doveva essere fatta gratuitamente dall'RFI. Quindi in una situazione che, secondo quanto ci stava dicendo lei, con numeri alla mano, come vediamo qui, che sta precipitando? Assolutamente sì, io sono convinto che questa amministrazione, così come quella che mi ha preceduto, cioè l'amministrazione Greco, tanto sono fotocopie, l'una fotocopia dell'altra, lascerà questa amministrazione il deserto con i pozzi avvelenati. Vedo con sofferenza e con preoccupazione chi dopo questa amministrazione Sbrocca sarà chiamato a gestire questa città. Certo è che dopo questa del bilancio, della gestione finanziaria, sicuramente una riflessione dobbiamo fare anche sulle opere non realizzate da questa amministrazione. L'unica che doveva essere realizzata è il tunnel, che anziché essere realizzato, vista anche le ultime informazioni e notizie, anche questa si trasformerà in un contenzioso milionario per le casse del Comune di Termoli.
Una rete ferroviaria moderna per rompere l'isolamento del Molise attraverso nuovi progetti e investimenti che porteranno alla elettrificazione della tratta Campobasso-Roma. Se ne è parlato oggi in un incontro indetto in giunta regionale. Sentiamo. Il presidente Frattura e l'assessore regionale dei trasporti Nagni informano sulle risorse immediatamente disponibili che saranno utilizzate per innovare parte delle linee ferroviarie che attraversano il nostro territorio regionale, soprattutto nell'ambito del collegamento della tratta Campobasso-Roma. Era una delle scommesse che noi avevamo fatto e che io credo stiamo vincendo, ovviamente tutti insieme. Tenendo conto che negli ultimi 30 anni l'unico investimento sulle ferrovie era stato l'acquisto nel 2004 di un minuetto. L'abbiamo sempre detto, è complicato avere risultati immediati in questo campo, ma bisogna avere il coraggio di fare investimenti a lungo termine. E questo abbiamo fatto. Qualche volta siamo stati derisi, ma oggi incassiamo una, diciamo, attenzione, una credibilità da parte del governo nazionale, tant'è che lo fa con fondi prettamente nazionali, e ci riconosce questo impegno e questa sensibilità con un congruo investimento che ci permetterà di elettrificare la linea Campobasso-Roma fino a Campobasso. Una situazione che diventerà positiva, specialmente quando la linea con la capitale sarà elettrificata e permetterà la dismissione dei vecchi ed obsoleti mezzi che funzionano a gasolio, che finora devono fermarsi al binario 21 bis della stazione Termini, il terminal da dove partono i treni per i collegamenti con le altre cittadine del Lazio. Un segnale importante: da dopodomani già il nuovo Swing, evidentemente considerato a bassa emissione inquinante, potrà essere accolto nei luoghi terminali della stazione e dunque arrivare nei binari consueti come tutti gli altri treni provenienti dalle altre regioni. Quanti anni si sono persi per tentare di convincere le strutture per avere, diciamo, una fermata decente, ma purtroppo i nostri treni obsoleti non ci hanno mai permesso questo. L'acquisto dello Swing e soprattutto gli investimenti che stiamo mettendo su questo campo, riconosciuti e con aggiunta di investimenti del governo, ci permettono di guardare con maggiore speranza verso il futuro, e questo significa, con primo segnale, che lo Swing dal 14 gennaio in modo definito non si fermerà mai più al 20 bis. Io mi auguro che questo sia il primo processo di una, diciamo, di un percorso che nel giro di poco tempo ci porterà a modificare, come noi avevamo intenzione di fare, la mobilità su ferro in questa regione. 20.000 euro di contributi regionali in favore delle persone disabili non sono stati ancora inseriti nell'apposito capitolo di bilancio. A rischio, senza fondi, le attività delle associazioni. Gli enti e le organizzazioni a tutela dei disabili lamentano in Molise la mancata erogazione di 20.000 euro di contributi da parte della Regione. L'appello dell'Associazione Mutilati e Invalidi Civili di Isernia. Con la legge 24.990 è avvenuto questo stanziamento di fondi che oramai sono circa diversi anni che vengono erogati. Quest'anno questi soldi, nel momento in cui abbiamo chiesto come associazioni dove fossero finiti, ci è stato risposto dalla struttura che questi fondi non c'era spazio e quindi non sono stati messi più nel capitolo di bilancio. Io ho cercato di chiamare l'assessore Carlo Venezzale, che in un primo momento mi aveva detto che c'era comunque stata una delibera fatta da lui, e poi dopo che ho richiamato, veramente devo ringraziare il dottor Colavita che mi ha dato delle spiegazioni plausibili e davvero che poi si sono verificate veritiere, l'assessore Veneziano non mi ha più risposto al telefono, quindi ancora una volta io mi trovo a cospetto di una regione latitante su problemi importantissimi, cioè erogare 20.000 euro, perché noi parliamo di 20.000 euro complessivi, non ad associazione, quindi poco più di uno stipendio di un parlamentare. Ditemi voi, questa è una regione che ha messo da parte i problemi dei più deboli, è una regione latitante nei problemi di disabili e non solo? Questi disabili non hanno un punto dove potersi incontrare. Molto spesso chiedono e lamentano proprio anche la nostra, se vogliamo, poca attenzione nei loro riguardi, ma le associazioni non vivono di somme, come abbiamo visto, così congrue, quindi bisogna, diciamo, attenersi a quello che ci viene dato dalla Regione.
Una speculazione politica inaccettabile da parte di movimenti e partiti dell'estrema destra su fatti di cronaca mai accaduti a Isernia. Il procurato allarme di un giovane potrebbe costargli la denuncia da parte della Procura della Repubblica. Si inventa di essere stato derubato da alcuni extracomunitari per coprire i soldi persi nelle scommesse. È accaduta ad Isernia, ma le verifiche delle forze dell'ordine in breve tempo hanno riportato alla verità dei fatti. La falsa dichiarazione resa ai carabinieri potrebbe portare il giovane 21enne alla denuncia per procurato allarme. Su questa storia molti hanno cercato di soffiare sul fuoco, hanno cercato di fare una speculazione di tipo politico, per cui noi ci chiediamo perché stanno avvenendo questi fenomeni e perché sulla base di fatti che non esistono si è creato in città un clima di tensione che va assolutamente stemperato. Ci sono delle persone, anzi delle organizzazioni che, come ho detto, soffiano sul fuoco, fanno speculazione politica, l'estrema destra, Casa Pound e altri personaggi ambigui che lavorano appunto per creare delle tensioni su questioni assolutamente inesistenti. Voglio ricordare solo un dato statistico che dice che i reati in provincia di Isernia lo scorso anno commesso da extracomunitari, da immigrati, rappresentano appena lo 0,1% dei reati complessivi commessi nella nostra provincia. Non c'è un problema di ordine pubblico, c'è un problema di integrazione che però va affrontato con altri strumenti e con altri metodi. E chiediamo anzi magari alla procura oppure a chi di dovere eventualmente di indagare eventualmente per procurato allarme, per disturbo della quiete pubblica e cercare di individuare chi eventualmente in maniera appunto così strumentale cerca di soffiare sul fuoco e di alimentare delle tensioni. Sull'inesistente fatto di cronaca nelle ultime ore, movimenti di estrema destra di Isernia hanno fatto speculazione politica. Cambiamo argomento, è stato presentato oggi il libro dossier Capogliaccio anno zero, redatto dal consigliere regionale Salvatore Ciocca, che racconta la storia dei pozzi petroliferi di Cerce Maggiore. Capogliaccio anno zero è una sorta di cartella porta documenti, un dossier colmo appunto di documenti attraverso i quali Salvatore Ciocca, consigliere regionale e capogruppo nell'attuale undicesima legislatura di Per la Sinistra Comunisti Italiani, ha voluto raccontare la vicenda dei pozzi petroliferi di Cerce Maggiore fin dall'insediamento degli anni 60 e proseguendo nel tempo tra sospetti di misfatti ambientali e riscontri oggettivi di inquinamento. È un episodio tristemente famoso che però non è stato mai del tutto sviluppato in ogni suo aspetto. Questo è un contributo affinché ci sia una ricerca di verità. Può darsi che noi non tiriamo conclusioni nel libricino che abbiamo fatto, che più che un libro è un dossier, non ci si tirano conclusioni, però si danno delle indicazioni affinché qualche coscienza possa risvegliarsi, magari dare un supporto aggiuntivo alla ricerca della verità. Che cosa è stato sversato dentro quei pozzi? Chi lo ha fatto? Quale roba è stata buttata lì dentro da 150 km di lontananza? Perché in Molise? Perché a Cerce Maggiore? È questo un po', diciamo, la tesi che sto portando avanti da 20 anni affinché ci sia un riscontro sulla verità. Qualcuno mi ha accusato di strumentalizzare la cosa, sarebbe così se questa cosa fosse nata oggi. Invece io mi occupo di questa vicenda da quando da ragazzino vedevo passare questi enormi tir senza scritte che invece di andare a prendere petrolio a Cerce Maggiore e tutti i riccesi e tutti i cercesi, posso testimoniarlo, andavano invece a portare qualcosa. È questa la domanda preoccupante che mi faccio. Le polemiche ci sono sempre, ma io spero che questo non sia un modo per insabbiare la verità, cioè la politica degli struzzi non funziona. Il nostro piccolo Molise non merita assolutamente di essere trattato come una discarica, soprattutto perché poi è diventata ricchezza per altri e sfruttamento. Questa è la vera polemica, assolutamente. Io mi sento tranquillo con la coscienza, non voglio strumentalizzare alcunché,
spero di poter dare un piccolo contributo affinché qualcuno, lo ripeto, torna a parlare di questo e a dirci finalmente la verità, che cosa è accaduto.